prima però mi piacerebbe acquistare un giornale locale per vedere come me la cavo col cinese. E guardate, c'è un'edicola proprio là. Aspettate un attimo. I nostri orecchini. Accidenti, non ci posso credere. Gli orecchini Gemstar. Aja, riesci a leggere che cosa c'è scritto? C'è scritto un nome e un indirizzo. È proprio qui, a Beijing. Andiamo allora. Alvin, se non rimandiamo indietro George entro le 4 esatte di questo pomeriggio, non potrà attraversare il Delaware e così l'America resterà una colonia inglese. Ma io tornerò fra poco con la parte che manca. E allora George torna. Forse sono stata un po' troppo gentile con Johnny. Per quale motivo sei così buona e disponibile, Sabrina? Anche qui ci sono molti lati oscuri, ma ogni volta che Sailor Moon si trova in pericolo, Milord fa la sua apparizione. Io penso che potremmo sfruttare questo a nostro vantaggio. La mia idea è di usare Sailor Moon per attirare Milord in una trappola senza via d'uscita. Amy, anzi no, Sailor Mercury, risolveremo la nostra battaglia con il tuo gioco preferito. Una partita di scacchi. Io sono Lady Nera, ambasciatrice del supremo fantasma delle tenebre e sovrano dell'oscurità. Fra poco la Terra verrà completamente distrutta e voi diventerete cenere e polvere. Tu non devi annientare me, hai sbagliato bersaglio. Non devi prendertela con me, io sono la tua padrona. Chi sono io? Beh, diciamo che sono una tua ammiratrice. Sei soddisfatto? Cosa? Voglio vedere lo specchio dei tuoi sogni. Sei pronto? Ti colpisco! Calma, ti trovi nel palazzo del Supremo. Qui siamo al sicuro. Gohan ha sconfitto Cell. Ormai lui non è altro che un brutto ricordo. Il piccolo Gohan? Io non potevo certo abbandonarti al tuo destino, giusto? In fondo, eri anche tu una povera vittima di Cell. Ah! Ho finito tutte le note magiche, sono disperata! Salvatemi, c'è nessuno! Voglio scendere! Aiuto! Ah! Sono apprendista infelice! Yeah! Una bella botta, ma almeno sono libera di andarmene. Voi adulti fate tutto facile, per voi non ci sono problemi, ma per i ragazzini della nostra età il mondo di oggi è un vero e proprio incubo. Ah, non esagerare. Non esagero, noi viviamo in una giungla di cemento popolata da un'orda di barbari. In una giungla? Sì, esatto, una giungla di cemento dove vige la legge del più forte, dove l'aggressività regna sovrana, dove il caos la fa da padrone. Cosa c'è, Clara? Ho starnutito ed è crollata la stanza. Che cosa mi succede? E non dirmi che è solo perché sto diventando grande. Che cosa c'è nell'armadio? Ecco, mi sono tornato. Ho raccolto delle ghiande e voglio regalartene una. È tutta tua. Non mi lasciate altra scelta. Vi dovrò dare una punizione adeguata. Quando ero ad Equestria ed ero una studentessa di Princess Celestia, lei mi diede questo. L'ho conservato anche dopo aver abbandonato gli studi, perché nel profondo del cuore sapevo che stavo sbagliando e volevo restare in contatto con lei. Forse funziona ancora. Adesso ci siamo! Un'altra volta! 5, 6, 7, 8!
Il segreto è nei fianchi. Faremo impazzire la discoteca. Scuoti i capelli, così. Senti la musica. Questo è per voi, ragazzi.